I mercati stanno vivendo una situazione di forte incertezza, essenzialmente sono due i grandi fattori di rischio che pesano sull'andamento. Da un lato abbiamo il conflitto in Ucraina e dall'altro abbiamo il problema dell'inflazione che sta diventando via via più ampio e diffuso su base globale. Questi problemi possono anche rappresentare un'opportunità. Proprio per quello che riguarda l'inflazione avevamo costruito delle strategie di investimento nel giugno del 2021 che hanno consentito di beneficiare della dinamica dei prezzi negli Stati Uniti e proprio nel corso degli ultimi mesi, tra fine marzo e inizio aprile, abbiamo deciso di chiudere queste posizioni per consolidare i profitti. Un altro movimento che abbiamo fatto proprio di recente sui portafogli riguarda l'esposizione al dollaro americano, che è salito molto a partire dalla metà dello scorso anno. Anche in questo caso abbiamo deciso di consolidare i profitti e ridurre quindi il peso della divisa statunitense nei nostri portafogli. Per il resto manteniamo un atteggiamento molto equilibrato, in quanto tra gli investitori prevale il pessimismo e quindi sorprese positive potrebbero determinare un buon rialzo dei mercati. Abbiamo quindi un'esposizione più o meno vicina a quella media di lungo periodo ai mercati azionari e pensiamo invece di aumentare progressivamente nel corso delle prossime settimane l'esposizione ai titoli di Stato, in quanto un errore di politica monetaria da parte delle banche centrali con manovre troppo restrittive che determinino eventualmente un arresto della crescita potrebbe proprio far tornare interesse per i titoli di Stato come bene rifugio in un contesto di rallentamento delle economie.